si utilizzava la gallina, essendo un piatto povero, nella sua interezza, quindi il brodo per fare il primo piatto, e la gallina veniva ripassata, data una sorta di doratura, su una graticola, su uno spiedo, cospargendolo o con della semola o altrimenti con del pane grattato, e finendo quindi la cottura, una volta lessata, finendo la cottura nella graticola o allo spiedo, quindi veniva dorata, quindi da lì le due cotture, una bollita e una finale allo spiedo o arrosto. La farcia è fatta da pane raffermo, cuore, stomaco e fegato della gallina, con l'aggiunta del lardo fresco tagliato a dadini e della insaporita chiaramente con sale e pepe e del prezzemolo tritato. L'unico legante che hanno è dato dell'albume dell'uovo, quindi dell'albume dell'uovo serve per fargli legante unico. Adesso chiaramente in tempi tra virgolette moderni non si fa un'intera gallina, o quantomeno si disossa, si rende la preparazione un po' più attuale, un po' più contemporanea quantomeno. E questo è un ottimo secondo piatto, o in porzioni più ridotte, un ottimo antipasto. Ok. Queste possono servire tranquillamente la carcassa per fare con brodo. Suprema, coscia. In questo caso è sufficiente prepararne solo una parte anziché farla per intero. Otteniamo dei rotolini da cucinare nell'acqua o nel brodo, ancora meglio, oppure nel vapore. Chiaramente nella tradizione domestica, tra virgolette, tutto questo non veniva disossata la gallina, ma veniva lasciata intera e poi, una volta farcita, veniva cucita. Questa è la coscia. Tutto questo non andrebbe, nell'economia di una famiglia non andrebbe buttato via, ma andrebbe a preparare la preparazione di un brodo e quindi di una minestra, di una fregola, di una pasta, della cottura di una pasta. E questo è quanto. La carne, da qui, dalle due cosce, tranquillamente ci mangiano quattro persone e ti rimangono altri due petti come questi, che non avranno un peso inferiore ai 400 grammi. Quindi voglio dire, il brodo per la cottura di questa è stato fatto con cipolla, sedano e carote, gambi di prezzemolo, l'ala del pollo, parte della carcassa del pollo, le zampe e ritagli di carne di vitello. Quindi un brodo misto. Perché comprare un petto di pollo a 8 euro il chilo, se non di più? Oddio, le spinacine, ancora peggio, costano più della carne buona, quelle lì. Basta comprare un pollo, ti costa la metà circa, 4-5 euro, 7 euro un pollo ottimo, non buono, ottimo, quindi allevato a terra, un pollo ruspante. Una volta disossato e non ci vuole niente, separando petto, i due petti ci mangiano tranquillamente 4 persone, altrettanto con le due cosce, e la carcassa diventa l'aroma migliore, gli elementi nutritivi per un buon brodo, quindi un primo piatto viene fuori da lì, che sia una pasta, che siano dei tortellini, che sia una minestra, panivrattau, tipico sardo. Insomma, si fa così, solo con le carcasse. Non è pensabile che qualcuno macini per fare una spinacina la polpa. Non lo può fare. Macina queste schifezze qui. Ciò che non può essere utilizzato se non per del brodo, per dell'altre. È inevitabile che sia così.